Carissimi candidati, carissimi garanti, è motivo di grande gioia accogliervi qui nella Basilica che custodisce la memoria del martirio dell'Apostolo Pietro, roccia sulla quale il Signore Gesù ha edificato la sua Chiesa e a cui tutti guardiamo per essere confermati nella fede. Il Verbo di Dio si è fatto carne per raggiungere l'uomo, smarrito a causa della superbia e del peccato. E unendolo alla sua morte e risurrezione, lo ha reso partecipe della vita divina. Anche voi siete stati raggiunti dalla sua appassionata ricerca e ora vi disponete a ricevere la sua misericordia. La Santa Chiesa vi esorta a perseverare nel desiderio di Dio che abita in voi, per giungere la pienezza della comunione con Lui. Qual è il vostro nome? Emanuela. Mahmud. Francesca. Faranak. Yuko Cecilia. Romina. Yoko, bambina del sole. Olzi. Alia. Viliana. Melanie. Adis. Mahkam. Rami. Francesca. Yuhon. Amal. Christoph. Inva. Mimosa. Nadej. Soraya. Sandro. Carola. Sivia. Nassa. Daina. Otan. Alessia. Cimge. Lorena. Charity. Jacopo. Fabio. Dai Miss Len. Simone. Che cosa domandate alla Chiesa di Dio? La fede. La fede. E la fede che cosa vi dona? La vita eterna. Dio illumina ogni uomo che viene nel mondo e attraverso le opere della creazione gli manifesta la sua invisibile perfezione perché impari a rendere grazie al suo Creatore. A voi che avete seguito la sua luce si apre ora la via del Vangelo perché ponendo i fondamenti di una vita nuova riconosciate il Dio vivente che realmente rivolge agli uomini la sua parola. Camminando nella luce di Cristo, abbiate fiducia nella sua sapienza e così ogni giorno, affidando a Lui la vostra vita, possiate di tutto cuore credere in Lui. Questa è la via della fede nella quale Cristo sarà vostra guida, perché possiate raggiungere la vita eterna. Siete pronti a incamminarvi oggi per questa via sotto la guida di Cristo? Sì, sono pronto. E voi garanti che ora ci presentate queste candidate al battesimo e voi tutti, fratelli qui presenti, siete disposti ad aiutarli nella loro ricerca di Cristo e nel loro impegno a seguirlo? Sì, siamo disposti ad aiutarli. Padre Clementissimo, ti ringraziamo per questi tuoi servi, perché hanno già cercato te, obbedendo ai molti insistenti inviti del tuo amore, e davanti a noi hanno risposto alla tua chiamata. Per questo, Signore, tutti ti lodiamo e ti benediciamo. Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore. Ora dunque, carissimi candidati, avvicinatevi con i vostri garanti per ricevere il segno della vostra nuova condizione.
Carissimi candidati, con il vostro consenso avete riconosciuto che il Cristo è la nostra vita e la nostra speranza. E ora, perché possiate diventare catecumi, io e insieme con me i vostri catechisti e i garanti vi segnerò con il segno della croce di Cristo. Tutta la comunità vi circonderà con il suo affetto e vi assisterà col suo aiuto. Ricevete la croce sulla fronte, Cristo stesso vi protegge con il segno del suo amore. Imparate ora a conoscerlo e a seguirlo.
Ricevete il segno della croce sugli orecchi per accostare la voce del Signore. Ricevete il segno della croce sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio. Ricevete il segno della croce sulla bocca per rispondere alla parola di Dio. Ricevete il segno della croce sul petto perché Cristo abita per mezzo della fede nei vostri cuori. Ricevete il segno della croce sulle spalle per sostenere il giogo soave di Cristo. Vi segno tutti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, perché abbiate la vita nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, che per mezzo della croce e della resurrezione del tuo Figlio hai donato la vita al tuo popolo, concedi che questi catecumeni, che abbiamo segnato col segno della croce, seguendo gli esempi di Cristo, attingano da essa la forza che salva e con l'esempio della loro vita ne rendano testimonianza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Entrate in chiesa per prendere parte insieme con noi alla mensa della parola di Dio. Amen.
Lecture du livre de la Genèse. Abraham vivait en Chaldée. Le Seigneur lui dit : Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Verbum Domini. Cari catecumeni, questo momento conclusivo dell'anno della fede vi vede qui raccolti con i vostri catechisti e familiari in rappresentanza anche di tanti altri uomini e donne che stanno compiendo in diverse parti del mondo il vostro stesso percorso di fede. Spiritualmente siamo tutti collegati in questo momento. Venite da molti paesi diversi, da tradizioni culturali ed esperienze differenti. Eppure questa sera sentiamo di avere tra di noi tante cose in comune. Soprattutto ne abbiamo una: il desiderio di Dio. Questo desiderio è evocato dalla parola del salmista: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Quanto è importante mantenere vivo questo desiderio,
questo anelito ad incontrare il Signore e fare esperienza di Lui, fare esperienza del Suo amore, fare esperienza della Sua misericordia. Se viene a mancare la sete del Dio vivente, la fede rischia di diventare abitudinaria, rischia di spegnersi come un fuoco che non viene ravvivato, rischia di diventare rancida, senza senso. Il racconto del Vangelo ci ha mostrato Giovanni Battista che ai suoi discepoli indica Gesù come l'agnello di Dio. Due di essi seguono il Maestro e poi a loro volta diventano mediatori che permettono ad altri di incontrare il Signore, di conoscerlo e di seguirlo. Ci sono tre momenti in questo racconto che richiamano l'esperienza del catecumenato. In primo luogo c'è l'ascolto. I due discepoli hanno ascoltato la testimonianza del Battista. Anche voi, cari catecumeni, avete ascoltato coloro che vi hanno parlato di Gesù e vi hanno proposto di seguirlo, diventando suoi discepoli per mezzo del battesimo. Nel tumulto di tante voci che risuonano intorno a noi e dentro di noi, voi avete ascoltato e accolto la voce che vi indicava Gesù come l'unico che può dare senso pieno alla nostra vita. Secondo momento è l'incontro. I due discepoli incontrano il Maestro e rimangono con Lui. E dopo averlo incontrato, avvertono subito qualcosa di nuovo nel loro cuore. L'esigenza di trasmettere la loro gioia anche agli altri affinché essi possano incontrarlo. Andrea, infatti, incontra suo fratello Simone e lo conduce da Gesù. Quanto ci fa bene contemplare questa scena. Ci ricorda che Dio non ci ha creato per essere soli, chiusi in noi stessi, ma per poter incontrare Lui e per aprirci all'incontro con gli altri. Dio per primo viene verso ognuno di noi. Questo è meraviglioso. Lui viene al nostro incontro. Nella Bibbia Dio appare sempre come colui che prende l'iniziativa dell'incontro con l'uomo. È Lui chi cerca l'uomo e di solito lo cerca proprio mentre l'uomo fa l'esperienza amara e tragica di tradire Dio e di fuggire da Lui. Dio non aspetta a cercarlo, lo cerca subito. È un cercatore paziente il nostro Padre. Lui ci precede e ci aspetta sempre. Non si stanca di aspettarci, non si allontana da noi, ma ha la pazienza di attendere il momento favorevole dell'incontro con ciascuno di noi. E quando avviene l'incontro non è mai un incontro frettoloso, perché Dio desidera rimanere a lungo con noi per sostenerci, per consolarci, per donarci la sua gioia. Dio si affretta per incontrarci, ma mai affretta di lasciarci.
resta con noi. Come noi anelliamo a Lui e lo desideriamo, così anche Lui ha desiderio di stare con noi, perché noi apparteniamo a Lui, siamo cosa Sua, siamo le Sue creature. Anche Lui, possiamo dire, ha sete di noi, di incontrarci. Il nostro Dio è assetato di noi. E questo è il cuore di Dio. È bello sentire questo. L'ultimo tratto del racconto è camminare. I due discepoli camminano verso Gesù e poi fanno un tratto di strada insieme con Lui. È un insegnamento importante per tutti noi. La fede è un cammino con Gesù. Ricordate sempre questo. La fede è camminare con Gesù. È un cammino che dura tutta la vita. Alla fine ci sarà. Certo, in alcuni momenti di questo cammino ci sentiamo stanchi e confusi. La fede però ci dà la certezza della presenza costante di Gesù in ogni situazione, anche la più dolorosa o difficile da capire. Siamo chiamati a camminare per entrare sempre di più dentro al mistero dell'amore di Dio che ci sovrasta e ci permette di vivere con serenità e speranza. Cari catecumeni, oggi voi iniziate il cammino del catecumenato. Vi auguro di percorrerlo con gioia. Certi del sostegno di tutta la Chiesa che guarda a voi con tanta fiducia. Maria, la discepola perfetta, vi accompagna. È bello sentirla come nostra madre nella fede. Vi invito a custodire l'entusiasmo del primo momento che vi ha fatto aprire gli occhi alla luce della fede, a ricordare come il discepolo amato, il giorno, l'ora in cui per la prima volta siete rimasti con Gesù, avete sentito il suo sguardo su di voi. Non dimenticare mai questo sguardo di Gesù su te, su te, su te. Non dimenticare mai questo sguardo. È uno sguardo di amore. E così sarete sempre certi dell'amore fedele del Signore. Lui è fedele. E siete certi. Lui non vi tradirà mai. Il Santo Padre ora consegna il Vangelo ad alcuni rappresentanti dei nuovi catecumeni. L'ascolto e la meditazione della parola del Signore diventano un preciso impegno di vita.
Maintenant, le Saint-Père remet l'Évangile à certains représentants des nouveaux catéchumènes. L'écoute et la méditation de la parole du Seigneur deviennent un engagement précis de vie. The Holy Father will now hand over a copy of the Gospels to some representatives of the new catechumens. May the hearing and contemplation of the word of the Lord become a carefully observed undertaking. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio.
Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Ricevi il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Rallegrandoci con i nostri fratelli catecumeni, che per la bontà di Dio, attraverso una lunga preparazione, sono giunti a questo giorno, preghiamo per loro, perché possano compiere felicemente il grande cammino che ancora resta da percorrere, per giungere alla piena partecipazione della nostra vita. Let us pray that catechumens may find in Holy Church the strength of faith, harmony of souls, and the warmth of fraternal love. Që ati qëllor, të dëftoj çdo ditë të më shumë, Krishtin birin e ti. Wir bitten dich für die Katechumenen, damit sie mit großzügigem Herzen und festem Willen den ganzen Willen Gottes ergreifen. Y para que, al proseguir su camino, sean sostenidos por nuestra sincera y constante ayuda. Wir
para que o seu tempo sejamos considerados dignos de ser purificados pelo banho da generação e do renovamento no Espírito Santo. Dio onnipotente ed eterno, creatore di tutto l'universo, che hai formato l'uomo a tua immagine, accogli amorosamente questi tuoi servi che vengono a te e fa che, sostenuti e rinnovati dalla tua parola ascoltata in mezzo a noi, giungano con la tua grazia alla piena conformità con il Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi catecumeni, oggi la Chiesa vi ha accolti ufficialmente, riconoscendo l'opera che Dio ha iniziato in voi. La consolante certezza che il Signore desidera trasformare la vostra vita, facendovi rinascere come i Suoi figli nell'acqua del battesimo, vi sostenga nell'impegno di conversione dei vostri pensieri e delle vostre opere, perché abbiate sempre in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e in ogni istante possiate diffondere ovunque il suo buono profumo. E ora, cari catecumeni, andate in pace, ma con molta pace, anche vi dico, andate pieni di gioia, perché il Signore vi ha guardato, il Signore vi ama, il Signore è in cammino con voi. E io desidero a voi che il Signore sia sempre con voi. Rendiamo grazie al Signore. Thank you.
avanti, eh?